Allora, Enrico, eccoci qua pronti per il mondiale di Ivan. È un atleta che lo conosciamo già campione europeo in carica. E niente, tu hai detto che l'hai visto in palestra da te, no? No, aveva fatto un match contro un mio allievo per il titolo italiano in full contact 3 anni fa circa. E è un atleta molto coriaceo, risponde colpo su colpo. Vediamo adesso sulla distanza di 7 round come se la giocherà. Sì, l'anno scorso titolo europeo giocato sempre qua a Lumezzane con un atleta francese del team Nasser, lo stesso che hai incontrato tu. Sarà sicuramente un bel incontro anche contro questo atleta slovacco che mi sembra leggermente più alto di lui anche in questa situazione. Ivan però lo vedo già al centro del ring. Ivan è un guerriero, lui prende sempre l'iniziativa, fa bene ad alternare questi colpi di alti e bassi, quindi cerca la testa, cerca il corpo, calci, braccia, combinazioni. Mi sembra già entrato nel match, cosa dici Enrico? Sì, lo vedo già entrato nel match, molto tranquillo fin dal primo round, sembra non sentire la tensione di casa, è un bel vantaggio, vedremo come si comporta. Primo round, più che studio, sta già portando i suoi colpi duri al tronco per poi andare a chiudere al viso. Buono anche questa schivata in flesso torsione a sinistra, incrociandolo col diretto destro. Quindi un colpo alla schiena, subito rilevato dall'arbitro. Arbitro tra i migliori della VFC, Giovanni Fiorentino, arbitro anche della Federazione Pugilistica Italiana. Un colpo basso, non volontario. Sì, vedo che comunque l'atleta slovacco rispetto agli altri suoi compagni di squadra ha la guardia molto più chiusa, ha più timore di Ivan, che forse fa bene appunto ad avercelo per cercare di arrivare in fondo al match. E sapendo che il campione europeo in carica chiaramente non vuole magari subito rischiare di incontrarlo all'inizio, magari vuole prendere più le distanze, più le misure. Però Ivan mi sembra molto determinato a questo punto. Sì, mi sembra che Ivan non gli voglia lasciare spazio, il ragazzo slovacco cerca di uscire con delle stivate, con dei spostamenti, ma Ivan non vuole lasciare il campo per muoversi. E finisce qua il primo round sostanzialmente pari, però mi sembra a favore di Ivan Pellizzari. Parte il secondo round, vediamo se lo slovacco cambierà un po' la sua tattica. Mi sembra che si era spostato al centro del ring, però lo vedo già segnato al tronco. Si è indietreggiato già perché Ivan gli ha già messo dei colpi pesanti dal primo round, però vedo che porta dei bei circolari anche lo slovacco, un'impostazione diversa rispetto ai suoi compagni. Sì, lo vedo anch'io un po' più chiuso, un po' più guardingo, mentre gli altri si sono buttati quasi subito a fare il match. Lui sembra che aspetti il momento giusto per partire, non è ancora entrato nel match. Vediamo, Ivan però estremamente determinato, concentrato, non sta sbagliando nulla, tutti i colpi a bersaglio, quindi adesso risponde bene con un middle kick. Ancora però un colpo alla schiena. Sì, non riesco a capire se lo slovacco si stia tenendo per i prossimi round oppure tema reverenzialmente Ivan e quindi non si riesce a esprimere al meglio. Forse un po' contratto lo slovacco, è per questo che anche questi colpi alla schiena, questo colpo adesso sotto la cintura ha portato proprio un low kick su un middle kick di Ivan. Buoni questi due colpi, parzialmente bloccati.
subito reattivo, Andrea, su questo diretto sinistro, è partito Ivan. Sì, sta spingendo molto al tronco Ivan, penso poi per chiudere al viso, facendo così abbassare la guardia al suo avversario, può poi trovare maggior spazio per colpirlo al viso. Credo sia una strategia anche questa. Vedo che sta tenendo un ritmo abbastanza alto Ivan, e proprio in virtù del fatto, buono anche questo colpo, aspettava questo middle kick. Si aspetta il circolare per rispondere coi diretti, rientra molto velocemente Ivan. Finisce qua il secondo round che mi sento di aggiudicare a Ivan Pellizzari. È partito il terzo round, Enrico, subito stessa fotocopia del round precedente, Ivan al centro del ring che cerca di dettare i ritmi, adesso un side kick preso sul tempo. Sì, è in vantaggio Ivan, sta facendo di nuovo il terzo round ancora lui, credo che se Vladimir non si dà una mossa subisca la bella pugilistica di Ivan, che chiude anche molto bene di gambe, devo dire. Un bel full contact. Sì, bravi tutti e due gli atleti, solo che Ivan è riuscito ad entrare subito. Ha tentato un high kick Vladimir, lo slovacco, ma subito Ivan l'ha bloccato alto con i guantoni. Riparte ancora, buono il middle kick di Vladimir, ma subito Ivan risponde colpo su colpo, su un colpo di Vladimir, tre colpi di Ivan, ancora adesso middle kick e diretto destro. Sì, ma è sempre molto chiuso anche lo slovacco, devo dire. Subisce i colpi, li accusa, ma è sempre bello chiuso, bello composto. Ancora tutto aperto il match. Ah, attenzione, ha preso un bel destro Ivan. Diretto destro d'incontro. Sì. Andando avanti, probabilmente l'unica volta che non aveva le idee molto chiare di cosa fare. Questi sono i rischi che si corrono. Bravo Ivan, sta portando colpi, alterna proprio colpi al viso, al tronco. Un atleta completo. Sta comunque rispondendo colpo su colpo, non sembra averlo impensierito il diretto di Vladimir, quindi va bene così per la sua strada. Lavora bene al tronco, questo è un tipo di tecnica che a lungo andare fiacca le resistenze e quindi il fiato, chiamiamolo così, tra virgolette, di Vladimir, che lo vedo respirare a bocca aperta. Sì, comincia a accusare i colpi al corpo che comunque si sa ti tagliano fiato. Adesso Ivan ha chiuso il round con una bella combinazione. E finisce qua il terzo round, sempre secondo me a favore di Ivan Pellizzari. Partito così il quarto round, secondo me Andrea è in vantaggio di 3 punti sul mio personalissimo cartellino, secondo te? Sì, è in vantaggio anche secondo me di qualche punto, adesso ha tentato di portare un high kick, molto bello, sta facendo vedere diverse tecniche di full contact, risponde subito, aspetta il circolare dello slovacco e risponde subito di braccia, la tecnica giusta. Infatti anche qui l'atleta si vede che è cresciuto, Ivan che demolisce proprio l'atleta ai fianchi per poi cercarlo al viso. Sì, sta utilizzando questa strada, lo slovacco a mio parere dovrebbe cercare di tenerlo più a distanza, dovrebbe cercare di non farlo avvicinare, gli porta bene sul jab questo middle con la gamba arretrata, però non è dalla parte giusta che lo tira.
Bene, Ivan, continua così, perché in questa maniera si sta veramente, sta prendendo veramente il largo. Forse l'unico colpo significativo di Vladimir, l'atleta slovacco, è il middle kick arrivato a bersaglio qualche volta e qualche volta anche sulla schiena, prontamente rilevato dall'arbitro. Ancora questi scambi di jab per cercare di aprire la guardia. Ivan è alla continua ricerca del suo avversario, che si sottrae un pochino al match. Cosa dici, Enrico? Sì, è leggermente passivo lo slovacco e adesso comincia anche a essere molto segnato, sta accusando i colpi di Ivan, che non sembra calare l'intensità, vuole vincerlo a tutti i costi questo mondiale e così sta facendo. Forse Ivan potrebbe prendere qualche rischio in più cercando di chiudere il match prima, cosa dice Enrico? Ma potrebbe anche, ma secondo me non ne valerebbe la pena. E inizia così il quinto round. Vedo, come mi facevi anche tu sottolineare, dei segni sul volto di Vladimir, l'atleta slovacco. Sì, è notevolmente segnato, sta cominciando a accusare i colpi di Ivan, se non lo tiene a distanza andrà avanti così a prenderlo. Io credo che poi sta un po' nel DNA di ogni atleta cercare il KO, un po' come te, Enrico, che qualsiasi match tu fai cerchi sempre di concludere il match prima del limite. Forse per Ivan non è così. Sì, la mia strategia solitamente è di chiudere il match per KO, ne ho vinti 28 per KO su 40. Non è così per tutti gli atleti, vedo che lui sta portando più colpi più che cercando il KO. Ma può essere una strategia giusta anche perché il suo avversario glielo consente di portarli. Poi questi atleti dell'est è sempre meglio non sottovalutarli, hanno sempre la zampata del felino che potrebbe magari chiudere il match. Sì, oltre ad avere la zampata del felino sono anche molto duri e sono molto difficili da chiudere per KO i match con questi avversari. Si vede che è un avversario che comunque i colpi li tiene. Sì, coriaceo, integro, ha incassato di tutto questo atleta. Ha incassato di tutto, non riesce a esprimere la sua tecnica, non riesco a capire se sia perché Ivan non glielo consente, perché lo sta tenendo alle strette, o perché non riesca ad esprimersi proprio come atleta lui. Dovrebbe sfruttare un po' le leve lunghe, il frontale sinistro non lo usa e nemmeno il circolare sinistro. Secondo me dovrebbe usare un po' più la gamba avanzata. Secondo me, eccolo qua il fegato, secondo me l'atleta Ivan ha cercato per tutto il match i colpi al corpo, adesso ha trovato il fegato, bene così, e finisce qua il quinto round. Atleti già pronti al centro prima del suono della campana. E come hai visto questo montante? Era proprio frutto di un'azione studiata, eh? Sì, ha proprio studiato la tecnica da andare a portare, se l'ha fatta metterla a punto nel migliore dei modi, ha fatto contare l'avversario. Vladimir lo vedo molto provato, non riesce ad esprimersi, ormai è succube dei colpi di Ivan e... sarà dura per lui andare a cercare la vittoria, eh? Ivan lo vedo nettamente in vantaggio. E poi anche questi colpi qua, secondo me, vedi, anche l'atleta evoluto, l'atleta che porta i suoi colpi e se
seleziona bene i suoi colpi, poi può anche trovare azioni come in questo caso il fegato che mette KO l'avversario, anche non essere in possesso di una qualità proprio da picchiatore. Sì, sicuramente, anche se secondo me adesso dovrebbe lavorare fegato e viso, perché tendenzialmente lo slovacco adesso abbasserà la guardia. Che soffrendo sotto si scoprirà di più. Diciamo anche questo, che nella morfologia di questi atleti abbiamo visto questo atleta avere un tronco più sottile di Andrea, quindi gli organi sono più esposti, il fegato è più vicino ad essere colpito, meno protetto da una gabbia toracica più ampia. Sì, accusa sicuramente di più i colpi. E in questo momento poi oltretutto vedo Ivan che comunque ha una bella preparazione, perché non demorde, non sta mollando, sta portando i colpi come se fosse la seconda ripresa, non molla, e è un bel vantaggio questo, avere una buona preparazione atletica è essenziale per un mese del genere. Sì, io vedo che in effetti respira ancora con la bocca chiusa, respira solo dal naso, quindi questo è proprio frutto di una grande e buona preparazione a questo mondiale. Io sono convinto che solo un colpo della domenica possa cambiare l'andamento del match. Sì, penso anch'io così, ma la vedo difficile questa soluzione. E finisce così il sesto round. Come dice lo speaker, settimo e ultimo round, questo diretto sinistro doppiato, come l'hai visto Enrico? Vladimir l'ha sentito, anche se secondo me Ivan, anche in questo caso come Andrea prima, dovrebbe cercare di mantenere il vantaggio, non esporsi troppo, perché è l'ultimo round e non vale la pena rischiare di perdere il match a questo punto. Sì, lo vedo molto convinto, non vuole lasciare nessun dubbio per il verdetto finale davanti al suo pubblico, non ha avuto nessuna esitazione, nessuna contrazione, è partito subito molto sciolto, ha tenuto sempre le redini in mano del match, non ha mai rischiato nulla, atleta secondo me maturo e completo. Sì, ha fatto anche adesso un bel uncino, ha dimostrato una bella tecnica di gamba, mi piacerebbe vedere fare un calcio girato della verità, proprio per le primizie del full contact. Sì, comunque molto completo come atleta, bravo davvero. Il match continua sempre a senso unico, buono al montante destro che lo raggiunge, doppiato da un diretto destro, diretto sinistro, ancora solo l'indietreggiare continuo di Vladimir evita il KO secondo me. Sì, sta facendo così dai primi round, comunque Ivan lo tiene sempre sotto pressione, non lo molla, ragazzi, ancora colpi esplosivi pur essendo l'ultimo round, davvero un'ottima preparazione. Ha tentato adesso un middle kick subito reso da Ivan. Ivan non è segnato per nulla da questo match, ha sempre gestito il match da vero campione quale lui è. Cerca un calcio d'ascia, ha capito l'intenzione e finisce qua il match. Grande, grande boato del pubblico, grande soddisfazione e grandissimo match. Credo che il verdetto non lascerà dubbi.
Allora, premia l'atleta slovacco Lodua Vladimir, il campione del mondo Enrico Piensi. Dosselli Giampaolo premia il campione del mondo Ivan Pellizzari, mentre la cintura viene messa dal campione del mondo Enrico Piensi. Ivan, due parole. Il match è sempre stato nelle tue mani, è così che l'avevi preparato il match? Io sono uno che è un brevellino, lo sanno tutti, dovevamo chiudere gli spazi, però sempre essendo professionisti senza casco c'è il pericolo, quindi devi tenerti lontano, non cedere mai la troppa foga, lì è stata dura, però il match soprattutto portato dai sinistri e da aprirsi la strada piano piano è stato come l'abbiamo pensato in palestra, come l'ha pensato il mio maestro Gianni Medda. Quindi a chi dedichi la tua vittoria? Ovviamente a tutti, innanzitutto a tutta la gente che è venuta, perché siete veramente tanti, grazie. Ovviamente al mio team, a tutto il team che ci sta dietro, i ragazzi con cui ho fatto sparring, con cui alcuni hanno combattuto qui oggi, e soprattutto, vabbè, ai miei genitori ovviamente, ma soprattutto all'uomo che mi ha portato a titoli che io non pensavo assolutamente, al mio maestro. Grande maestro Gianni Medda. Un grande applauso al maestro Gianni Medda, un ringraziamento al comune di Lumezzane che ci ha ospitato e un arrivederci da Franco Scorrano, presidente VFC, per i prossimi eventi che si faranno ancora a Lumezzane. Grazie. Bravissimo, non hai sbagliato nulla.